benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come: dirigenza Juventus che sta definendo la situazione cessioni, trattativa è in corso e cessione quasi definita per il centrocampista. L'infortunio di Paul Pogba avrà cambiato sicuramente i piani di Max Allegri. Mancano pochissimi giorni all'inizio della nuova stagione, con il tecnico toscano che ha già stabilito alcune gerarchie tra tutti i reparti. Per le prime giornate di campionato però, il mister dovrà tener conto di qualche assenza di troppo vista la lunga lista degli infortunati. Juventus che prosegue con gli allenamenti in vista dell'inizio della nuova stagione. L'appuntamento è fissato per il 15 agosto, quando i bianconeri ospiteranno il Sassuolo alla prima giornata di campionato. Allegri però ha ancora diversi dubbi di formazione e dovrà affrontare questi primi impegni di campionato con pochi giocatori a disposizione. Bianconeri ha lavoro non solo sul campo ma anche sul mercato, con la dirigenza che vuole mettere a punto alcune trattative, in entrata ed in uscita. Di certo Bremer è stato l'affare più chiacchierato dell'estate, dato che la Juventus si è inserito in maniera prepotente ma decisa, superando la concorrenza dell'Inter. Tanto lavoro anche sul fronte cessione, con la dirigenza che sta finalmente piazzando alcuni esuberi. Juventus, si smuove la situazione cessioni, ecco chi parte, esclusiva. La dirigenza bianconera sta facendo di tutto pur di accontentare il tecnico toscano. Manca però ancora qualcosa, soprattutto nella zona mediana del campo. Chissà se non sarà già tempo di rimpianti dato che Aaron Ramsey è stato il vero mattatore con il suo Nizza con un gol all'esordio, e che gol! La Juventus però guarda oltre, con i bianconeri che stanno per definire un'altra cessione. Nelle scorse ore si è tanto parlato del possibile passaggio di Rabiot al Manchester United. I Red Devils hanno già trovato l'accordo con la Juventus per il passaggio di Rabiot in Inghilterra per 18 milioni di euro. In esclusiva, però, la nostra redazione ha raccolto diverse informazioni inerenti alla trattativa. Nel corso della giornata odierna, alcuni intermediari del Manchester United incontreranno i legali e la mamma del calciatore per chiudere l'operazione. Tra il calciatore ed il Manchester United esiste già un accordo verbale di massima, con un contratto della durata di 4 anni a 7 milioni di euro netti a stagione. Juventus che può ritenersi soddisfatta, in parte, di questa cessione. Arrivato nell'estate del 2019 a parametro zero, Rabiot non è mai riuscito ad entrare nei cuori dei tifosi bianconeri. Tante prestazioni in colori e rendimento al di sotto delle aspettative, con la Juventus ben contenta di fare plusvalenza con lui. Per quanto riguarda il suo sostituto, occhio al nome di Leandro Paredes, con l'argentino ormai fuori dai piani del PSG. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.